Allora, come sicuramente avrete letto dal titolo, la mia giornata no, è stata questa, nel senso, già quando mi sono svegliato ho capito che c'era qualcosa che non andava. Innanzitutto, scusatemi, vi devo dire il giorno. Il giorno era 18 marzo, 18 marzo, lunedì. Lunedì 18 marzo, cioè praticamente 2 giorni fa. Che è successo 2 giorni fa? Che già da quando mi sono svegliato c'era qualcosa di... Avete presente quando vi svegliate e capite che c'è qualcosa che non va? Ecco. Niente, ho fatto pranzo tranquillamente. Quindi saltiamo tutta la parte colazione, eccetera. Dopo pranzo, come sempre, vado in live. Era l'una e mezza, credo. Sempre il mio caffè, tranquillo. Posato dietro al computer, quindi. Dietro allo schermo, quindi vabbè. Mi sono dimenticato il caffè. Io se non prendo il caffè, raga, il pomeriggio non sto attivo. È come per tanti non fare colazione, no? Cioè, se tanti non fanno colazione, stanno così. Come dei zombie. Ecco, io se dopo pranzo non prendo il caffè, non sono attivo. Poi sono andato in live. Sono andato in live e c'era un problema dell'audio. E già, per questo infatti la live è privata, non è stata fatta vedere. Perché l'audio era una merda? Perché l'audio era una merda? Perché c'era il cavetto del microfono che si era leggermente scollegato. Allora, c'è qualcuno che ha proposto di comprare un microfono nuovo. È un Blue Yeti, ve l'ho già fatto vedere. Blue Yeti, uno dei migliori e uno dei più utilizzati su YouTube. Non posso già aprire tanto. Quindi, raga, capite che non è l'attrezzatura. È il microfono, compratene uno da 300 euro. Se me lo paghi tutto, donami 300 euro, poi me lo compro. Anzi, 400 euro così con quello che rimane, perché mi tolgono la percentuale sulle donazioni. E va bene. Quello che mi ha fatto incazzare durante questa giornata è il fatto che la gente ha sempre qualcosa da dire. Nel senso, ti sei fatto lo studio? Allora c'hai i soldi per comprarti dei pannelli che costano 50 euro, 20 pannelli sì e no. Allora li metti lì. Primo, non si possono mettere diretti alla parete perché sennò non hanno una funzione. La loro funzione non è quella di essere appiccicati, cioè incollati alla parete direttamente. Devono avere un qualcosa, tipo il polistirolo, ma polistirolo già gni, perché va bene o non va bene. Serve un materiale particolare che costa. E non costa 10, 20, 30 euro. Costa 50 euro pure quello. Quindi sono 100 euro solo di pannelli, perché pannelli è quello per attaccare alla parete, perché se tu attacchi i pannelli normali alla parete così come sta, è come se tu non ce l'avessi i pannelli. Non c'ha una cazzo di funzione. Poi è stato criticato il divano qua dietro, che nello studio non ci tiene il divano, capito? Ma se c'hai i soldi per lo studio ti puoi anche comprare quelli. Io spendo ogni giorno qualcosina per il canale. Ho speso 17 euro la settimana scorsa per lo Flipper. Purtroppo non so perché funziona male, però ci ho speso i soldi. Gli abbonamenti per l'Xbox Live Gold e il Game Pass lo pago io, non lo pagate voi, giusto per farvelo sapere. Il PlayStation Plus non lo pago più perché ho l'Xbox One e quindi non posso permettermi di pagare entrambi gli abbonamenti, perché non sono ciccio gamer, non guadagno 4-5 mila euro al mese tra le donazioni e tutto. Quindi dovete capire che i soldi che avevo, perché io avevo un budget, ok, da poter spendere per il canale, quello avevo, quello ho fatto, finito, finito. Quindi la giornata no è stata costituita da
persone arroganti, perché chi fa così è arrogante. Spavaldo, perché c'è un po' di spavalderia in tutto ciò, perché se tu mi dici c'è un microfono a 300 euro, ci credo o non ci credo. Che se, cioè, vuoi dire, se non ti interessa la qualità del mio canale, non mi seguire, no? Cioè, che te ne frega a te? E poi dovete calcolare che nel mio budget per lo studio c'era compreso anche lo studio, nel senso che c'era compreso sbiancare e riverniciare la camera. Questa camera, quando acquistammo casa, era celestina come la cameretta nella casa vecchia. Se vi andate a vedere i video vecchi fatti nella casa precedente, la parete era quella. Appena sono entrato, ho detto no, bisogna darle un colore diverso. Ho preso un colore che mi piaceva. E questa era compresa nel mio budget per lo studio. La giornata no, è proseguita. Perché ho pensato, non faccio la live stasera per evitare lo stesso errore, quindi che magari non, un microfono magari si scollega, quello che vi pare. Ah no, era già partita male, scusatemi. Perché il microfono si era spento. Non so come si era spento, quindi non c'era l'audio i primi 10 minuti, ma neanche. Perché trasciamo questo. Arriva la sera, io di solito vado in live. Ultimamente non l'ho fatto, quindi ieri non l'ho fatto perché non stavo bene, poi sono raffreddato. La sera, quando uno sta raffreddato, è meglio che si riposa. E allora, che è successo? Dico, ma sai, ma non vado in live, registro qualche video, lo carico. Ho registrato un video a far paura, secondo me. Lo vado a caricare. Strike. Il video è stato bloccato in tutto il mondo per la violazione del copyright. Lo rifaccio con un'altra cosa. Quindi altre 2 ore per registrare. 2 ore per registrare, nel senso di 2 ore intendo registrarlo e editarlo, eh. Perché poi ci mette parecchio tempo il programma. Allora, con calma, con tranquillità, carico il video, non faccio in tempo a caricare, mi vibra il telefono, vado a vedere. Il tuo video è stato bloccato in tutto il mondo per la violazione del copyright. Che è successo poi? Che quando andavo a eliminare il video, oltre al danno anche la beffa, perché quando andavo a eliminare il video mi diceva: prima di eliminarlo dovevi schiacciare una casella in cui c'era scritto: sono consapevole del fatto che eliminando il video la violazione del copyright rimane. Guardate, adesso sembra un dito, ma ne sono due. Cioè, non solo ti hanno dato il copyright e devi cancellare il video, ma il copyright ti può anche rimanere. E se ti risuccede 3 volte, canale chiuso. Adesso io vorrei dire, no? Con tutte le leggi del cavolo che stanno entrando in Europa, al mondo del web, adesso sono io responsabile del copyright al rivendicatore. E le cose vanno ancora bene su YouTube. Quando YouTube deciderà di fare quella cosa dell'articolo 13, cioè che risponderemo tutti quanti, non di persona, ma YouTube per noi, saranno veramente cazzi, ragazzi, perché YouTube non può rispondere per 100.000 ore caricate al giorno. Sono circa 100.000 ore di video caricate al giorno.
Come fa YouTube a rispondere alle rivendicazioni di copyright tutti quanti? Questo finché non succede non mi preoccupa, però quando comincerà a succedere mi preoccuperà. Non mi preoccupa la parte dei video perché tanto alla fine posso comunque continuare con i video di cucina, fare qualche gameplay, qualcosa, comunque riesco a farvelo avere. Però non credo di riuscire più a fare le reaction, visto che le reaction ogni volta che le faccio mi danno il copyright. Provo altri generi, ho già intenzione di fare una cosa nuova, una cosa figa. Quindi è una novità. Ci vorrà del tempo per farla. Ci vorranno soldi che in qualche modo devo guadagnare. E vabbè, per il resto, quando sarà il momento lo saprete. Vi farò sapere tutto. Sto lavorando appunto dei progetti di cucina e non solo, quindi non sto abbandonando il canale a livello di video come è successo tempo fa. Successo per una questione di mancanza di tempo, perché nel frattempo che io avevo solo il tempo di andare in live, no? Nel senso, le live erano 5 ore al giorno. Facevo 3 e dopo pranzo 2 la sera. Ebbene, finché facevo così andava anche bene. Perché andava bene? Perché 5 ore al giorno consistevano al fatto di quello lì, però io la mattina potevo fare qualcosa. Il pomeriggio appena staccavo potevo fare qualcosa. Perché io non è che lavoro solo qui, faccio solo questo. Io faccio anche cose a casa, perché non è che siccome ho traslocato 3 mesi fa vuol dire che c'ho tutto già a posto, ma basta vedere lì. Ho sistemato il giardino, ho fatto quest'altro. Voi non sapete le cose che ho fatto io dentro casa, per cui. Poi metteteci pure la salute, perché infatti ieri non sono andato in live per la salute. Ogni tanto mi fa male la schiena, sto facendo. Ripeto, comunque i video usciranno bene, non vi preoccupate per questo. Vado prima che il cane divori la famiglia e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.